Nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Benedetto sei tu, Signore Gesù, per il tuo amore, la tua bontà e la tua misericordia, per i doni continui con cui ricolmi e riempi le nostre esistenze, anche per la grazia di poter ascoltare la tua parola e conoscere quest'opera meravigliosa della tua serva Cecilia Bai. Ci mettiamo dinanzi a te, riconoscendoci come sempre poveri peccatori bisognosi della tua misericordia, e invochiamo lo Spirito Santo che possa farci da guida e da maestro nella meditazione. Deus meus tot corde benedicit me omnium eorum peccatorum mea quod detestor, quia peccando non solum penas et ius statuta pro meritum sum. Se preserti in cui offendi te summum bonum, ac dignum qui super omnia dirigaris. Ideo firmi ter propona, divante grazia tua, decetur o me non peccaturum, peccandigo occasione proxima fugiturum. Amen. Eni creato spiritus mentes tuorum visita. Imple superna grazia qui tu creasti pectora. Qui liceris paraclitus donum Dei altissimi fons vivus ignis caritas e spiritualis sunsi. Tu septiformis monere, digitus paterna ed extere, tu rite promissum patris, sermone dita scuttura, accendi lumen sensibus, infundi amore in cordibus, infirma nostri corporis, virtute firma sperpeti, hostem repellas longius, facenque dones prodino, stuttore sic te preio, vitemus omne noxium. Per te sciamus da patrem, noscamus atque filium, Tecu triusque spiritum credamus omni tempore. Deo Patris et Gloria, Filio qui amortuis, surrexit ac paraclito in seculorum secula. Amen. Emitte spiritum tuo in creabuntur, et renovabis facie in terre. Amen. Dalla vita interna di Gesù Cristo, di Suor Maria Cecilia Bai, Libro secondo, capitolo secondo, come si comportava il figlio di Dio nel suo interno dall'arrivo a Nazareth sino a 12 anni, tredicesima ed ultima parte, una vita di sofferenza e di fatica, esortazione alla sposa. Quantunque può sembrare a tutti che io nel tempo che vissi in casa con mia madre Giuseppe non mi affaticassi molto, perché non praticavo un esercizio di continua fatica, tuttavia non è così. Ho Infatti io condussi una vita molto piena di stenti e sempre mi affaticai nel lavorare, nel pregare, nel cantare le divine lodi e nell'esercitarmi in opere manuali di diverso genere, secondo che lo richiedeva la necessità e la povertà in cui mi trovavo. Devi sapere che io trattavo col Padre mio la salvezza di tutto il genere umano e di ciascuno in particolare, mi affaticavo per ognuno, per il quale io impetravo la grazia dal Padre mio secondo lo stato e condizione di ciascuno. E vedendo la necessità di ognuno, pregavo il Padre finché tutto ottenevo. Quanto, sposa mia, mi affaticai per ciascuno dei peccatori. Poiché questi erano tanti, non avevo tempo da prendere riposo per pensare ad ognuno e placare l'ira del Padre, perché li aspettassi a penitenza e desse loro luce e grazia da risorgere dalle loro cadute e miserie. Quante lacrime spargevo nel silenzio della notte, quanti sospiri uscivano dal petto, quanti atti di pentimento facevo per i peccati dei miei fratelli e li offrivo al Padre. Quanto tempo stavo prostrato sul suolo per impetrare grazie a quelli che si mostravano ingrati e benefici del Padre mio. Quante volte mi offrivo al Padre in sacrificio per soffrire tutti i tormenti meritati dai peccatori. Quante
Quante volte sentivo in me le angustie e le afflizioni che dovevano sentire tutti i miei fratelli, affinché io con questo avessi più motivo di compatirli e pregare il Padre mio per essi. Quante volte sentivo in me le loro infermità per maggiormente soccorrerli e perché arrivino a vedere che non vi è male o pena o angustia che essi soffrono che io non l'abbia intesa prima di loro ed abbia ad ognuno procurato il rimedio e la consolazione. Solo la pena che causa la colpa non sentivo, ma di questa ne avevo una contrizione così grande che più volte mi avrebbe dato la morte se la divinità non mi avesse sostenuto in vita. Questo fu un continuo esercizio finché vissi sulla terra, né mai rallentai per un solo momento, perseverando sempre in questi atti, tanto graditi al Padre mio e di tanta soddisfazione ed utilità per i miei fratelli. Tanto feci presso del Padre, tanto pregai, finché ottenni ciò che bramavo, ed era che il Padre mio divenisse il Dio delle misericordie, poiché prima era il Dio delle vendette e castigava i trasgressori della sua legge con rigore di giustizia. Tanta forza ebbero le opere mie e le mie suppliche presso il Padre, che lo fecero divenire tutto misericordia verso i peccatori. Non li castigava, ma li aspettava a penitenza sopportando con molta pazienza le loro trasgressioni della sua legge. Quanto godevo poi io nel vedere il Padre mio così placato e tutto misericordia e amore verso i miei fratelli. Veniva però amareggiata questa consolazione nel vedere come molti avrebbero abusato di tanta misericordia e di tanto amore, servendosene per offendere maggiormente l'amoroso Padre, continuando nelle loro cattive consuetudini, peccando liberamente, quasi che Dio non vedesse né si curasse delle offese che riceve. Ma il Padre mio è lo stesso che era prima, ed è zelante del suo onore. È placato nei rigori della sua giustizia per le mie suppliche, ma guai a chi abusa della sua misericordia, perché verrà poi il tempo che non troverà più misericordia, ma rigore della sua giustizia. Non lo sperimenteranno più, padre amoroso, ma giudice severo. Vedendo che molti dei miei fratelli avrebbero abusato della misericordia e infine avrebbero provato i rigori della giustizia, intesi un grande dispiacere e di nuovo supplicai il padre. Egli mi fece vedere la loro ostinazione e come loro stessi volevano sperimentare i rigori della giustizia, perseverando nel male, e che per quanto faccia il Padre per salvarli, non giova a nulla. Io, afflitto nel vedere la loro malvagità ed ostinazione, ringraziavo il Padre mio per le misericordie che a quelli avevo usato, poiché essi in questo mancano molto. Pieno di confusione e di dolore per essi, procuravo di dargli io quella gloria e quell'onore che essi gli tolgono. Ed altre e tante volte lo lodavo, benedicevo ed esaltavo quanto questi lo disprezzano, lo disonorano. Di questo sentiva molto gusto il Padre e in me si compiaceva, vedendo in me reintegrato il suo onore e la sua gloria. Passati alcuni anni in questo modo di vivere che ho detto, arrivato all'anno decimo secondo, la diletta madre col suo sposo Giuseppe dovevano andare al tempio secondo la consuetudine ed obbligo della legge. Decisero di andare e di condurre anche me, come spiegherò nel capitolo seguente. Infatti la diletta madre, dove andava, mi conduceva con sé, né mai mi lasciava solo. Quantunque fosse arrivato ad una età che non avessi più bisogno di compagnia e di assistenza, nondimeno il suo amore non le permise mai di lasciarmi o di allontanarsi da me. Esortazione alla sposa. Già hai sentito, sposa mia, quanto sino a questa età opera nel mio interno presso il Padre mio in favore del genere umano.
Non ti do altra dottrina perché tu possa in questo imitarmi secondo che richiede il tuo stato e condizione. Perché sono tanto chiare le opere che ti sto manifestando che puoi capire ed intendere come ti devi comportare nel tuo interno col Padre mio e con me, essendo io una stessa cosa con Lui. Devi pregare ed affaticarti sempre, non solo per la tua salvezza, ma anche per quello del tuo prossimo. Quantunque io abbia fatto tutto presso del Padre, non di meno, egli gode molto che uno si affatichi per la salvezza del prossimo ed è disposto a concedere le grazie a quelli che fanno ciò per merito di quanto operai io e delle loro suppliche. Anch'io molto ne godo nel vedere che ci sia chi mi imiti in questo esercizio, tanto gradito al Padre e a favore del prossimo, perché le orazioni e le suppliche che per essi si fanno presso il Padre mio sono di molto merito, poiché sono opere di carità interne e non sono soggette alla vanagloria, ma tendono tutte ad una vera e perfetta carità, che è il maggior gusto che possa dare un'anima al suo creatore, essendo lui la stessa carità. Procura dunque di imitarmi in questo esercizio, oltre il merito che avrai ed il gusto che darai al Padre mio e a me, otterrai anche molte grazie in favore del tuo prossimo. Praticando questo santo esercizio avrai gran consolazione nel punto della morte, per aver speso il tempo che ti concede il Signore così fruttuosamente. Non avrai la pena che molti soffrono in quell'ora, ma senza rimedio, per aver speso male il tempo e non aver trattato col tuo Dio la tua eterna salvezza e quella dei prossimi. Laudentur Iesus et Maria. Ecco, siamo arrivati alla conclusione di questo lungo, ma è ovviamente interessantissimo, secondo capitolo. Conclusione, diciamo così, degna di tutto ciò che lo ha preceduto, perché anche oggi abbiamo delle perle di primaria importanza, sia nel testo dove Gesù ci racconta l'ultimo dettaglio di questo arco temporale, sia anche nell'esortazione che rivolge alla fine alla scrittrice, e ovviamente esortando lei, esorta anche ciascuno di noi, e quindi avremo modo di soffermarsi e pensare un po' anche a questo. Allora, alcuni passaggi. Numero uno, la vita di Gesù fu tutta una, ce lo dice lei, una vita intensa. Noi non stiamo sul pianeta Terra come non c'è stato lui a scaldare la sedia o a scaldare il letto o a riposarci. Questo è il tempo del lavoro. E non del lavoro come lo intendono i mondani, del lavoro per la gloria di Dio. E andando possibilmente al massimo, sapete che Sant'Ignazio di Loyola aveva scelto come motto Ad maiorem Dei gloria, quindi per la maggiore gloria di Dio. Ah, invece San Massimiliano Maria Kolbe aveva cambiato marcia, Ad maximam Dei gloriam, perché un devoto, di Maria Santissima, come dire, si calibra, si struttura sulle frequenze di Maria Santissima. Maria Santissima era sempre ad maximum gloriae Dei, anzi, un tale massimo che è assolutamente ineguagliabile, no? Perché era sia il suo massimo soggettivo, che evidentemente è anche il massimo oggettivo, perché nessuno può aspirare a tanta grandezza e perfezione. Quindi il lavoro non è soltanto il lavoro manuale o servire, no? Ma vedete, Gesù dice: mi affaticai nel pregare. Scusatemi, cari, quante veglie siamo fatti, cioè, le persone che mi sono state vicine, in presenza o a distanza, a volte anche abbiamo fatto veglie fino a notti inoltrate, insomma, veramente. Maratone, fare una veglia fino a notte inoltrata o fare una maratona di, per esempio, di Mille Ave Maria o di Mille Ave Giuseppe, insomma, è un bel sacrificio o no? È un bel lavoro per il Signore o no? Direi di sì, eh?
Anche una persona c'ha l'impegno, cioè l'impegno dell'orazione. Solo se una persona faccio il rosario intero tutti i giorni, quello è un impegno. La gente c'ha poca voglia di impegnarsi, ma l'ideale è che la nostra giornata sia un continuo. Se non ne faccio una, ne faccio un'altra. Sono interessantissime le considerazioni che fa Gesù al termine sul perdere tempo, no? Io ricordo sempre il grande Sant'Alfonso, spero presto di, lo sto ripetendo, di poter iniziare un ciclo di catechesi sui suoi scritti, perché è un maestro insuperabile, bellissimo. Lui aveva fatto il voto di non perdere tempo. Mi raccomando, nessuno si azzardi, perché dopo lì diventa veramente complicato, dopo la situazione della coscienza, ma questo per far comprendere, no? Dice, mi affaticavo, dice Gesù, nel cantare le divine lodi. Cantare, però, ne abbiamo già parlato, credo, in qualche altra meditazione. Cioè, guardate che una volta la gente veramente ha dato gloria al Signore. Mettiti un po' a cantare in coro il breviario antico. Facciamo il breviario tridentino. Ultimo aggiornamento, siamo intorno al 1911, quindi non è roba da medioevo. Oh, ma cantarti tutta quella roba lì, tutte le ore? 6 ore? Basteranno? Io non lo so se bastano cantando in gregoriano 6 ore. 6 ore a cantare, cioè cantare te stanchi. Ti stanchi, ti si stanchi anche perché devi cantare bene, non è che puoi steccare, sbagliare, stai cantando davanti a Dio, quindi c'è un'attenzione, cioè 6 ore a cantare, cioè, capite come dice, che fanno? Le suore di clausura stanno a fare niente tutto il giorno, dalla mattina alla sera, ma in base a quale idea del fare o del non fare? L'idea del post-rivoluzione industriale, cioè che non producono ricchezze materiali, questo significa lavorare e questo significa non stare a fare niente, ma insomma, no? E poi le opere manuali che Gesù ha fatto, ma poi le vediamo anche che facevano le offerte. Adesso comincia il mese di giugno. Per esempio, Gesù ha chiesto a Santa Margherita nel mese di giugno, non nel mese di giugno, veramente devi farlo sempre. Santa Margherita, una volta a settimana, tra le 11 e mezzanotte del giovedì, ti prostri con la faccia a terra e stai per un'ora ad impetrare, a tenermi compagnia e a fare quello che stavo facendo io nel Getsemani. Guardate che provate a farlo, Un'ora prostrato con la faccia a terra è lunghetta, È lunghetta, cioè. È una cosa impegnativa, non è una passeggiata. E giuste cose le faceva da mattina alla sera. Quanto mi affaticai per ciascuno dei peccatori, poiché erano tanti, spargevo le lacrime nel silenzio della notte. E quello anziché dormire, la notte faceva le veglie e piangeva per la conversione dei peccatori. Quanto tempo stavo prostrato sul suolo, vedete che l'ha fatto anche lui, no? Per impetrare grazie a quelli che si mostravano in grado ai benefici del Padre mio, prostrati. Il gesto della prostrazione, proprio la supplica assoluta, no? Anche per riparare un sacco di gente che manco se lo fida a Domine Dio, no? E quante volte mi offrivo al Padre il sacrificio per soffrire tutti i tormenti meritati dai peccatori. La Madonna di Fatima, se vogliamo switchare dal Sacro Cuore al Cuore Immacolato. Pregate e fate sacrifici perché un sacco di gente va all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifica per loro. Volete offrirvi come vittime in atto di riparazione per i peccati con cui Dio è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori? Sì, lo vogliamo. Questo era, cioè, proviamo a stare un po' prostrati. Se uno. Non c'è niente da fare, sono disoccupato. Ma te lo trovo io il lavoro, dice il nostro Signore. Te lo trovo io. Cioè, ma magari ci avessi voglia di lavorare.
Quante volte mi sentivo ancora in angustie per le afflizioni che dovevano sentire tutti quanti i miei fratelli. Sentivo le loro infermità per soccorrerli. Vedete, no? Come Gesù ha condiviso la nostra vita e ci ha meritato tutto e rifatto i nostri atti, no? Non c'è pena e angustia, ci ricorda Gesù, che si soffrono, che io non l'abbia intesa prima di loro. Ed abbia ad ognuno procurato il rimedio e la consolazione. La pena per la colpa, no. Però la contrizione, sarebbe talmente forte che sarei morto se non avesse sostenuto la divinità. Cioè, ma sentiamo che roba, no? Sono rivelazioni, sono belle. E poi qui Gesù oggi ci spiega una bella cosa. Dice, ma com'è che il Dio dell'Antico Testamento era il Dio delle vendette, che castigava i trasgressori della legge, li fulminava seduto a stante, a vedere quelli che fanno il coito interrotto, si andava, si andava a vedere, ringraziamo Dio che non è più così, eh? Andava a leggere Genesi 38. Onan si univa a sua moglie e disperdeva il seme per terra, come se non l'ha fulminato seduta a stante. L'ha fulminato seduta a stante, proprio fulminato letteralmente. Cioè, come mai? È Gesù che dice: io bramavo e tanto pregai finché ottenni che il Padre mio divenisse il Dio della misericordia. Mentre prima era il Dio delle vendette e castigava la trascrizione della legge con rigore di giustizia. Abbiamo capito? Quindi la misericordia di Dio, diciamo così, è stata attivata, è stata risvegliata, è stata resa funzionale da chi? Dal nostro mediatore, dal nostro Salvatore, da tutto quello che ha fatto, che ci sta raccontando che ha fatto il nostro Signore. E quindi adesso Dio sembra aver cambiato modo di procedere, quindi non castiga rigorosamente, ma attende, pazienta. Ecco. Ha una condizione però, e ritorna, la condizione è che non se ne abusi della pazienza e della misericordia di Dio, come fanno quasi tutti. Ecco. E qui Gesù dice una cosa proprio fondamentale, cioè, allora, ma com'è? Qual è il vero Dio? Il Dio è il Dio dell'Antico Testamento, il Dio delle giustizie e delle vendette, o il Dio del Nuovo Testamento, il Dio della misericordia? Alcuni eretici, tra cui Paolo di Samosata, ma non era l'unico, in forza di questo hanno detto: allora, l'Antico Testamento, per favore, non lo leggiamo più. Perché adesso ormai col nuovo è no, caro mio. È no, caro Paolo di Samosata. Non funziona così. Perché non è che Dio è cambiato, Dio non cambia. Così come non cambia la Chiesa, così come non cambia la dottrina, Dio è sempre lo stesso. Cioè, cosa dice a un certo punto Gesù? Il Padre mio è lo stesso che era prima ed è zelante del suo onore. Per cui, se è vero che è placato nei rigori della sua giustizia per le mie suppliche, quindi non è che Dio, che il Padre è cambiato. Prima era giustizia e si è diventato misericordia perché così ha detto: no, 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 perché nostro Signore Gesù Cristo si è messo a fare e continua a fare quello che ha fatto. E quindi lo placa lui, lo ripara lui, lo supplisce lui per tutti noi. Ma guai a chi abusa della misericordia, perché siccome non è che a me adesso del mio onore non me ne importa più niente, dice Dio Padre, io sono zelante di quello ora come allora. Quindi se uno calpesta la misericordia, e dopo si riaprono le porte della giustizia, come del resto disse Gesù a Santa Faustina, no? Perché sapete che sui concetti fondamentali non ci può essere mai contraddizione alcuna tra nessun santo e mistico e rivelazione privata di nessun genere. Sui concetti fondamentali non ci può stare nient'altro che la concordia, perché sono i concetti propri della dottrina cattolica. Cosa dice Gesù a Santa Faustina? La porta della misericordia è sempre aperta. La porta della giustizia viene aperta solo quando sono costretto. Ma però ricordate che chi non vuole passare per la porta della misericordia, della vera misericordia, adesso diremo qualcosa, dovrà passare per la porta della mia giustizia. La vera misericordia non è. Qual è la falsa? La falsa misericordia
ce l'ha spiegato qui. Che cos'è? Chi è che vive nella dottrina della pazza misericordia? Sono quelli che, abusando di tanto amore, che cosa fanno? Se ne servono per offendere maggiormente, continuando nelle loro consuetudini, peccando liberamente. Quindi quasi che Dio non vedesse e ne assicurasse delle offese che riceve. Cioè, di misericordioso. E allora, se di misericordioso, continua a fare quello che ci pare, no? Questa caricatura non funziona. E questa caricatura arma la divina giustizia paradossalmente quasi più di quanto era armata prima che la misericordia si aprisse grazie ai sacrifici in mani e a tutto quello che ha combinato di santissimo il nostro unico Dio e Signore Gesù Cristo. Perché chi si comporta in questo modo, Gesù ritorna, non lo sperimenteranno più come Padre amoroso, ma come giudice severo. E quando Gesù continua a cercare di intercedere, dice che il Padre gli fa vedere la loro ostinazione. E come loro stessi volevano sperimentare i rigori della giustizia, perseverando nel male, e che per quanto faccia il Padre per salvarli non giova nulla. Terribili queste cose. Oh, e infine, Gesù dice. Che vedendo la loro malvagità e ostinazione, lui provvedeva a ringraziare il Padre per le misericordie che comunque a quelli aveva usato. E, bellissimo, siccome quelli avevano sprecato grazie, avevano abusato di grazie, e qui c'entra anche una cosa, un richiamo importante per noi, che cosa fa Gesù? Gli prometto che te lo riparo io, te la do io quella gloria e quell'onore che essi ti tolgono. E quelli che ti dicono. Allora, vediamo qualche volta l'onore di Dio conculcato, la gloria di Dio calpestata. Non ci possiamo fare niente. Allora, anziché arrabbiarsi, che anche ormai, o indignarsi, fallo tu quello che doveva fare al posto tuo. Hai visto una persona che ha. Dice, ha preso la comunione in mano malamente per colpa di quella cosa, è caduta l'ostia. Mettila davanti al tabernacolo e fai 33 genuflessioni, come faceva Santa Veronica, in riparazione, no? O 33 prostrazioni. O fatti una corona del rosario, che ne so, i misteri dolorosi, prostrato con la faccia a terra, che ne so. Questa è una grande cosa. Perché oltre a ottenere altre grazie di conversione a questi sciagurati, ripara e supplisce. Gesù lo faceva. Chiaro che quell'operazione fatta da Gesù dà al Padre un gusto e una gloria infinita, la faccio io che sono un povero disgraziato, un povero peccatore imperfetto, pieno di miserie, non è la stessa cosa. Però, dice Gesù, certo che non è la stessa cosa. Quindi, però alla fine esorta, guarda che io ti ho detto tutte queste cose perché tu faccia come me. Devi pregare e affaticarti sempre, non solo per la tua salvezza, ma anche per quella del tuo prossimo. Quantunque io abbia già fatto tutto presso il Padre, vedete? Ci ha fatto tutto Gesù. E che significa? Certo che ha fatto tutto lui. Altrimenti saremmo tutti spacciati. Ma non vuol dire che se ha fatto tutto lui, io non devo fare niente. No, no, questo lo dici tu. Non segue affatto questo discorso qui, eh? Perché Gesù dice, quantunque io abbia fatto tutto, nondimeno egli gode molto che uno si affatichi per la salvezza del prossimo. E non solo gode, è disposto a concedere le grazie a quelli che fanno ciò per merito di quanto opera io e delle loro suppliche. Questi sono concetti molto molto importanti, eh? E Gesù rincara. Anch'io molto ne godo nel vedere che ci sia chi mi imiti in questo esercizio tanto gradito
al padre fuori del prossimo. Abbiamo capito qual è l'esercizio, no? L'esercizio di offrire preghiere, penitenze, prostrazioni, eccetera, per la conversione dei peccatori e per la riparazione oggettiva dei peccati commessi. Che devono essere riparati, perché il Padre non ha smesso di essere zelante, si ricorda Gesù, del suo onore, zelante del suo onore, bellissima questa espressione. E le ultime esortazioni sono non solo farlo, ma farlo anche impiegando bene il tempo che ti ho donato, perché il tempo è un patrimonio, è una risorsa e dobbiamo usarlo bene. E non sprecarlo. Perché verrà l'ora, e Gesù oggi ce lo dice, in cui del tempo sprecato potremo soltanto piangere senza poterci fare niente. Anche in purgatorio si piange tanto per il tempo sprecato, perché ci sono perse autotrenni di grazia che, se ricevuti, sarebbero portato a ben altri. A ben altre vie, a ben altre sorti, a ben altre prospettive, a ben altre grazie e a ben altra santità in terra e gloria in cielo. Bene, ti ringraziamo Signore Gesù che ci ha condotto al termine di questo secondo capitolo, di questo secondo libro, ecco, con queste considerazioni conclusive che sono veramente la chiusura del cerchio. Aiutaci a seguire le tue orme, a imitare la tua sollecitudine nel dare gloria e onore al Padre, affaticandoti per lui e riparando l'ingratitudine, le offese, le indifferenze di tanti, anche con l'offerta dei propri sacrifici, penitenze e cose di questo genere. La tua grazia ci aiuti, ci ispiri e ci dia la forza per poterti imitare in questi santi esercizi. La benedizione, no, magnificat anima mea Domino, et exultavi spiritus meus in Deo salutari meo. Qui respexit humilitate mancelle sue, cenem ex aequeado benedicent omnes generationes. Qui affecit mihi magna qui potens est et sanctum nomen eius misericordia, eius progenie progenies, timentibus eum, fecit potentiam in braccio suo, dispersi superbos mente cordis sui, deposuit potentes de sede, exaltavit tumies, esurientes in plenit bonis, et divides dimisi tinane suscepit Israel purum suum, recordatus misericordia su sicuro tumulus est a patres nostros, Abraham et semineus in seco. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Agimus tibi gratias omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis, qui se regnas in saecula saeculorum. Amen. Deus et nobis suam pacem et vitam aeternam. Amen. Laudentur Iesus et Maria, nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria.